Ben ritrovati con le news da Famiglia Cristiana, saluto e ringrazio collegato con me Antonio Sanfrancesco, giornalista, ben trovato. Ciao Stefania e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla storia di copertina di questa settimana perché l'argomento ovviamente è molto 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 sentito, in particolare dalla cronaca, ma non solo, quando si parla di sanità. Ultimamente si parla troppo spesso di aggressioni ai medici che stanno nella corsia d'emergenza e voi avete raccolto le loro voci, non lasciateci soli. Certo, questo è un tema che è esploso negli ultimi giorni attraverso due casi di cronaca eclatanti, come l'aggressione all'ospedale Riuniti di Foggia e poi al reparto di oncologia a Pescara, all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ma in realtà noi abbiamo fatto un'inchiesta a cui abbiamo dedicato la copertina del numero di Famiglia Cristiana in edicola questa settimana, come avete visto, per raccontare il disagio profondo di una professione che in questo momento non ha un'approvazione sociale e poi è in qualche modo l'epicentro di tutta una serie di disfunzioni che ci sono nel sistema sanitario italiano in questo momento. Quindi le aggressioni sono la punta di un iceberg, sono gravissime perché nell'anno scorso sono stati 35.600 episodi di aggressione ed è una stima per difetto. E quindi i medici sono più colpiti, gli infermieri sono più colpiti delle donne, quindi abbiamo un po' dato una panoramica dei numeri. Però dopo questo abbiamo sentito ovviamente i rappresentanti delle categorie, sia degli infermieri che dei medici, e abbiamo raccolto le storie di queste persone che si sentono in qualche modo assediate e soffrono di burnout, sono in sottorganico. E quindi un mestiere che è diventato estremamente complesso, difficile da fare, poco gratificante, a rischio appunto dell'incolumità fisica, come dimostra un altro dato che è meno, diciamo, dibattuto in questi casi di cronaca, cioè il fatto che sempre meno ragazzi, sempre meno giovani si iscrivono per le professioni mediche, soprattutto per gli infermieri, per i corsi di laurea in scienze infermieristiche. E questo è un campanello d'allarme perché con una popolazione anziana come quella italiana, le pensioni, le uscite per pensionamento che ci saranno nei prossimi anni di medici e infermieri, abbiamo un deficit notevolissimo di personale sanitario che non sappiamo come colmare. Eh sì, infatti vediamo un po' il vostro pezzo con tantissimi dati, delle foto anche simbolo e appunto i nostri medici che dagli eroi del Covid appunto abbiamo visto che cosa ci stanno raccontando e anche come si può, una riflessione su come dicevi bene tu, come si viene meno poi da questa emergenza. Ci spostiamo al tema della legalità con una docufiction. Sì, è quella che hanno fatto i ragazzi di Polsi. Polsi è in provincia di Reggio Calabria, dove c'è un santuario mariano molto frequentato dai fedeli, ma che negli anni scorsi è balzato agli onori delle cronache perché durante la festa patronale che si svolgeva in quel posto c'erano dei summit di 'ndrangheta. Quindi diciamo i mafiosi, in qualche modo delle varie 'ndrine, si riunivano e facevano delle riunioni proprio perché gestivano anche i vari affari che ruotavano, diciamo, attorno al santuario. Ecco, quel luogo è diventato un po' il luogo simbolo di una commistione malvagia, difficile, insomma, da accettare tra le 'ndrine e la fede, la religione, ma dei ragazzi che sono originari proprio di quel posto, con una docufiction hanno rilanciato questo posto cercando di cambiare un po' la narrativa che c'è attorno a questo che deve essere un luogo di preghiera, di devozione, dove vanno i fedeli appunto per pregare la Madonna, e non un luogo strumentalizzato dalla mafia locale, dall''ndrangheta, per i summit, per gli affari di mafia. E questo è un bellissimo progetto di rinascita, no? Che coinvolge la scuola, la chiesa e le istituzioni, come voi avete scritto. Prima di salutarti, certo, un occhio anche a
Medjugorje, perché la Santa Sede si è espressa su questo fenomeno che attira migliaia e migliaia di persone che tutti in parte conosciamo, ma non sotto questa sfumatura che voi ci raccontate. Certo, ovviamente abbiamo dedicato un ampio spazio a Medjugorje proprio perché settimana scorsa, giovedì scorso, il Vaticano, attraverso una nota del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha presentato, diciamo, qual è la posizione ufficiale della Santa Sede nei confronti di questo fenomeno che è iniziato nel 1981 con delle presunte, che presunte sono ancora, apparizioni ad alcuni veggenti, apparizione della Madonna ad alcuni veggenti in questo villaggio bosniaco della Bosnia Erzegovina, che continuano ancora oggi e attirano migliaia e migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo. La Chiesa ha dato un parere che era quello in qualche modo che ci si aspettava alla vigilia, cioè nessun pronunciamento sulla soprannaturalità delle presunte apparizioni, perché quella spetta solo al Papa, se lo vorrà, se lo riterrà opportuno, come abbiamo detto, diciamo, nel nostro servizio con l'esperta Suor Daniela Del Gaudio, ma ha autorizzato il culto pubblico di chi, insomma, va a Medjugorje per pregare, per confessarsi, per fare la comunione. Quindi, da questo punto di vista, insomma, la Santa Sede ha fatto un ragionamento molto evangelico. Se i frutti sono buoni, e in alcuni casi, in molti casi, Medjugorje ha degli ottimi frutti positivi, appunto, di pratiche religiose riscoperte, di una fede di nuovo viva, della necessità di andare a confessarsi. Quindi, se questi sono i frutti per i milioni di pellegrini che la visitano, che l'hanno visitata in questi anni, è giusto in qualche modo accompagnare queste persone. Fermo restando, come però ha detto sempre il Vaticano, che l'incontro con i veggenti non è il centro di chi va a Medjugorje, il centro del pellegrinaggio è l'incontro con Maria e con Gesù, Grazie quindi mille, attraverso, grazie per diciamo, quel luogo. averci illustrato tutto questo, Antonio San Francesco, giornalista di Famiglia Cristiana. E Grazie a voi, un saluto ai telespettatori. ovviamente tutte le news poi vi aspettano sulla rivista. E noi ci vediamo tra poco con Pronto Telenova, vi aspettiamo.